Allora, buongiorno a tutti, ci ritroviamo qui oggi nuovamente dopo questa pausa pranzo per parlare del tema Information and Communication Technologies. Ve lo presenterò io, anche se successivamente nell'ultima slide vedremo anche gli altri NCP che lavorano su questo tema. Allora, vediamo un pochino meglio il programma di lavoro ICT 2018-2020. Il programma è costituito da principalmente quattro call. La prima, la call relativa all'Information and Communication Technologies per sé, riguarda appunto, è strutturata, destrutturata in altrettanti sottotemi. Le tecnologie per appunto digitalizzare l'industria europea, dove troviamo maggiormente azioni relative ai Cyber Physical System of System, fotonica, robotica, micro e nanoelettronica, maggiormente. Il sottotema relativo alla European Data Infrastructure, dove abbiamo maggiormente azioni relative all'High Performance Computing, che a partire da questo programma di lavoro si introduce appunto anche nel tema di Horizon di Information and Communication Technologies per quello che riguarda il pre-exascale, Big Data Technologies e Cloud Technologies. Il sottotema relativo alle tecnologie di quinta generazione, quindi il 5G, dove maggiormente vediamo applicazioni che appunto vediamo la terza fase della piattaforma tecnologica del 5G relativamente ai trial verticali. L'iniziativa europea lanciata con questo programma di lavoro relativamente al Next Generation Internet, anche se noi sappiamo che in realtà sin dal settimo programma quadro si avevano varie destrutturazioni con il Future Internet, adesso si parla di Next Generation Internet e maggiormente relativamente anche a quello che concerne IoT, ma anche Artificial Intelligence, in questo caso che si introduce, anche se per vostra conoscenza non ci sono topic di Artificial Intelligence nel 2019. E poi tutta una serie di attività cross-settoriali relative all'integrazione delle Information and Communication Technologies con le ARTI e quindi l'iniziativa STARS, il pre-commercial procurement che comunque viene rilanciato a cadenza biannuale nel programma di lavoro ICT. L'iniziativa Startup Europe e l'Innovation Radar, appunto per il supporto alle startup nell'ambito ICT, e una parte maggiormente relativa alla regolamentazione, appunto la compliance con la regolamentazione europea in merito appunto all'emergenza delle nuove tecnologie. Nello specifico in questa azione il fintech. E questa è se vogliamo, una piccola introduzione per le Information and Communication Technologies, per la parte relativa alle Information and Communication Technologies. Poi abbiamo la call Digitizing and Transforming European Industry and Services, dove vediamo che si aprono i temi dei Digital Innovation Hub e delle piattaforme piloti che realmente vediamo nel 2018 abbiamo visto un grande supporto ai Digital Innovation Hubs, nel 2019 sarà un pochino minore, mentre nel 2019 ci sarà un finanziamento particolarmente rilevante nell'ambito delle piattaforme e dei piloti. Un'ulteriore call che fa parte del programma di lavoro ICT è appunto relativamente alla cyber security, che vediamo anche in una successiva slide, e poi le joint call che però al momento sono chiuse, nel senso che sono già state, già è stata
stata la scadenza di cooperazione con il Giappone e la Sud Corea. Il programma di lavoro ICT ha come tipologia di azione principalmente le azioni appunto principali di tutti i programmi di lavoro di Horizon, quindi Research and Innovation Action e come vi dicevo il Pre-Commercial Procurement che è tornato dopo l'ultima scadenza del 2016. All'interno di questo programma di lavoro non vi sono call in doppio step. Vediamo un pochino meglio il programma di lavoro da un punto di vista sia di struttura ma anche di policy che ci sono alla base. Appunto, se vogliamo, la prima call relativa all'Information and Communication Technologies pura, appunto, trae le proprie basi politiche dalla policy europea Digitizing European Industry, la cosiddetta DEI, che mira a supportare tutta la catena del valore e in particolare la creazione di nuovi mercati attorno alle cosiddette core technologies, quindi abbiamo già detto micro nanoelettronica, fotonica, robotica e cyber physical system of system maggiormente. La parte invece relativa a Big Data, ai Performance Computing e Cloud Technologies trae le proprie basi dalla European Cloud Initiative in relazione alla creazione di una infrastruttura, appunto la European Data Infrastructure, per supportare nello specifico tutte quelle quei settori applicativi che al momento iniziano appunto a essendo supportare, se vogliamo, sia la nascita di una cosiddetta data economy, ma supportare maggiormente attraverso questa infrastruttura tutti i settori applicativi che ne possono trarre vantaggio. In questo caso, nello specifico, anche altri programmi di lavoro vanno a supporto della European Data Infrastructure. Abbiamo visto diverse azioni nel programma ELT già negli anni passati, ma vediamo che anche in questo programma specifico c'è una richiesta di collegamento anche con il programma Copernicus rispetto a tutti quanti i dati che emergeranno appunto dai progetti relativi a Copernicus. Abbiamo ovviamente la policy alla base della call cyber security, abbiamo ovviamente la policy relativa alla nuova sicurezza informatica per appunto maggiormente supportare sia il cybercrime sia il cyberterrorism. In merito al 5G, così come anche la Next Generation Initiative, come vi dicevo, vi sono già dal 5G trae le proprie basi rispetto al 5G Action Plan, dove appunto nello specifico il supporto riguarda la terza fase della 5GPPP, mentre per quanto riguarda la Next Generation Internet, l'obiettivo di questa iniziativa lanciata già dal 2015 è quello di supportare se vogliamo, un Internet of Humans maggiormente. Ho inserito appunto questa piccola casellina rispetto al secondo pilastro per ricordare, se vogliamo, la dimensione dell'innovazione di questo programma ICT. Ovviamente il programma ICT si trova all'interno del secondo pilastro, quindi relativamente proprio al supporto di una nuova competitività industriale europea e di conseguenza l'innovazione è un'innovazione sia di tipo dirompente ma anche di tipo incrementale, proprio per cercare maggiormente di supportare appunto l'innovazione tecnologica, nello specifico ovviamente per il programma di lavoro ICT, l'innovazione tecnologica che
rende competitiva l'industria europea. Quindi in questo caso ovviamente l'innovazione si trova maggiormente nel supporto alle catene del valore basate sulle le core technologies. Volevo inoltre porre un attimino l'accento sulla call relativa ai Digital Innovation Hubs e le Digital Platform and Pilots. Qui nello specifico, appunto, come citavamo prima, si cerca di creare nuova competitività delle industrie europee, creare nuovi mercati attraverso il supporto degli Innovation Hubs che, ricordiamo, sono stati oggetto nel 2018, ma lanceranno alle piccole e medie imprese le proprie call e i propri servizi di supporto nel 2019, quindi comunque bisogna essere allerta rispetto alle tematiche che sono state oggetto del 2018, ma per i platform and pilot vediamo appunto che il 2019 è forse, se vogliamo, l'anno di lancio di queste nuove piattaforme che prendono ovviamente spunto dai precedenti large scale pilot di IoT. E oggi maggiormente si strutturano anche in altri settori che vanno ad abbracciare più applicazioni. La focus area invece è relativa alla call di cyber security, mi scuso, ma ho un refuso, lo faccio vedere qui, era relativo alla slide precedente, in particolare qui appunto mi riferivo al Digital Innovation Hub di Smart Anything Everywhere, che è l'unica call relativa ai Digital Innovation Hubs del 2019. Per quanto concerne invece la focus area relativa alla cyber security, ovviamente qui si cerca maggiormente di prevenire il cybercrime e il cyberterrorism, ma nello specifico qual è la call che nel 2019 si apre? E questa call è relativa ai Quantum Key Distribution Testbed. Sono piloti importanti, dei testbed importanti del valore di 15 milioni di euro, proprio per mettere in sicurezza tutte quelle infrastrutture che si baseranno appunto sulle tecnologie quantistiche che ad oggi sono disponibili. Quindi particolarmente interessante come call, anche appunto alcune possibili municipalità che vogliono partecipare, perché si cerca proprio di ragionare su test bed che abbiano una valenza in aree metropolitane. Vedete le slide? Scusatemi, ma vedo che non si riescono a vedere le No, vado a chiedere slide. Mi potreste confermare se vedete le slide? Ah, perfetto, va benissimo. Sì, grazie, perfetto. Allora continuo, vado avanti. Grazie, grazie mille. Allora, per quanto riguarda invece un'altra caratteristica di questo programma di lavoro, ogni programma di lavoro ha, se vogliamo, i suoi stakeholder principali, gli stakeholder alla base, quelli che fanno anche una lobby necessaria con la Commissione europea. E diciamo che il programma di lavoro ICT in senso stretto è basato principalmente su tantissimi stakeholder di interesse specifici, ovviamente. Alcuni di questi sono più strutturali, altri invece lo sono meno. Abbiamo diverse contractual PPP che appunto sono coloro che hanno dimostrato, se vogliamo, hanno fatto da organo di consultazione per la redazione di queste call for proposal che sono oggi descritte nel programma di lavoro. La call, la
Sottocall, Technologies for Digitizing European Industry, ha differenti gruppi di interesse che vanno dalla Eurobotics alla Photonics 21, così come anche gli attori che si trovano all'interno della ex Artemis Industrial Association per quanto riguarda i System of Systems. E ovviamente quegli attori che oggi gravitano attorno alla Joint Undertaking Excel. Per quanto concerne invece la European Data Infrastructure, qui ovviamente vi sono due contractual PPP importanti, Big Data Value e la piattaforma tecnologica ETP for HPC. Nel 5G l'abbiamo già citata, la 5G contractual PPP. E poi abbiamo una delle neonate, anche se non è più neonata, nel senso che è già avviata da un pochino di anni, però è una PPP abbastanza giovane relativa a Cyber Security che ha come nome EXO. Ovviamente alla base vi sono anche altri gruppi di interesse che appunto, che hanno una maggiore strutturazione nel Next Generation Internet Initiative, coloro che già in precedenza prendevano parte della Future Internet PPP sono comunque alla base delle azioni relative alla Next Generation Internet attuale. Ma così come anche Internet of Things viene governata, se vogliamo, da quest'organo di consultazione cosiddetto IoT. Quindi questo specifico programma di lavoro è un programma che realmente ha diversi stakeholder appunto di interesse, diversi gruppi di interesse e risulta essenziale sotto alcuni aspetti o prendere parte ai lavori o verificare appunto anche i documenti che sono alla base dei gruppi di lavoro e sono gli output dei gruppi di lavoro di queste associazioni industriali perché effettivamente possono dare ulteriori informazioni relativamente a una o più call. Il programma ICT vede principalmente finanziamenti che vanno dai 5-6 milioni di euro. Vi sono anche finanziamenti un pochino più ridotti, 2-4 milioni di euro, ma in realtà nel 2019 troviamo delle iniziative estremamente ampie, ad ampio spettro. Io, come vedete, ho cercato di darvi un pochino di informazioni di massima, appunto in relazione anche al range di finanziamento. Però in particolare per quanto concerne gli Extreme Scale Demonstrators relativamente all'High Performance Computing e Big Data abbiamo il finanziamento maggiore di proposte da 20 a 40 milioni di euro. Abbiamo anche ovviamente tutte le call relative ai piloti, sono finanziamenti comunque abbastanza elevati che vanno dai 10 milioni di euro di Big Data Solution for Energy in calce alla slide, fino ai 30 milioni relativamente a Smart Homes and Grids. Quindi effettivamente, e queste realmente sono tutte le call aperte, le DTICT nei platform e pilot, quindi vediamo nello specifico un'attenzione alle digital manufacturing, agricultural, che entra finalmente a far parte anche di un'applicazione, se vogliamo, inserita proprio nel programma di lavoro ICT. In precedenza avevamo visto nei precedenti programmi di lavoro che il settore relativo appunto all'agricoltura non era specificato spesso e volentieri come settore di interesse e poi abbiamo appunto la parte relativa alle smart homes and grids, quindi
realmente in questa tipologia di proposte, insomma, i finanziamenti sono particolarmente elevati. Attenzione però, perché questi finanziamenti potrebbero nascondere dei finanziamenti a cascata. I finanziamenti a cascata, che vuol dire che la Commissione europea potrebbe richiedere di destinare il 50, 60 o 70% per appunto applicazioni da parte di piccole e medie imprese o consorziati. Vediamo. Invece è il focus sulla cooperazione internazionale in ICT. Diciamo che vi sono appunto le tre macro tematiche che vediamo, che sono nanoelettronica, 5G e appunto la Next Generation Internet Initiative. Sono le tre aree, se vogliamo, che hanno ormai. Per ogni programma di lavoro di ICT hanno la cooperazione internazionale. Nello specifico abbiamo la cooperazione in nanoelettronica per gli Stati Uniti, Taiwan, Giappone e Sud Corea. Abbiamo la cooperazione in 5G specificatamente citata con Taiwan e la cooperazione nella Coordination and Support Action, che in realtà era destinata appunto alla cooperazione in eventi, il supporto ad eventi di cooperazione internazionali chiave, che nel 5G sono sicuramente il Global 5G Event, e la cooperazione tra Europa e Stati Uniti nella Next Generation Internet Initiative. Questo bando è già stato oggetto dell'ultima scadenza. E in particolare si riapre la cooperazione per i twinning, quindi gli scambi tra i differenti gruppi di ricerca. Vediamo un pochino meglio quali sono i cambiamenti di questo programma di lavoro. In primo luogo, uno dei grandi cambiamenti, appunto, che questo Extreme Scale Demonstrator shifta la propria scadenza nel 2019 per essere presentata nel 2020. So di molti di voi che già si stavano organizzando per questa call. Alla base della scelta, ovviamente, vi sono se vogliamo, vi sono state delle decisioni specifiche relativamente che sono arrivate direttamente dalla piattaforma tecnologica dell'High Performance Computing. Abbiamo anche un update del programma di lavoro che era già stato descritto per il topic ICT24 relativamente alla Next Generation Internet Initiative, dove sono stati inseriti i differenti obiettivi specifici di questa tornata del 2019. Attenzione, perché questa iniziativa è comunque un'iniziativa estremamente interessante, ma qui appunto vi è un finanziamento di 7 milioni per proposta, ma l'80% è devoluto a enti terzi. Quindi si tratta di un finanziamento a cascata. E poi sono stati sono stati inseriti, inclusi questi due premi, in particolare appunto il premio sull'online security, sull'autenticazione personale e la Zero Power Water Infrastructure Monitoring del valore di 2 milioni. Il programma di lavoro, chiudo con questa slide dicendovi che il programma di lavoro al momento non ha gli update che sono stati pubblicati, nel senso che voi al momento vedete le informazioni così come erano in precedenza.
Tuttavia, appunto, a fine luglio il programma di lavoro, l'update del programma di lavoro ICT verrà caricato online e di conseguenza verrà adottato e automaticamente avrete accesso a tutte queste informazioni, che comunque sono state informazioni di, se vogliamo, cambiamenti di piccolo rilievo rispetto ad altri programmi. Le deadline nel 2019 sono estremamente diverse da topic a topic, quindi attenzione, perché effettivamente vi possono essere alcune scadenze, se vogliamo, importanti già a partire dal novembre 2018 per le piattaforme e i piloti. Ma vediamo anche che vi sono delle scadenze importanti anche nel gennaio del 2019 e marzo 2019 per tutte le call di Information and Communication Technologies. Infine, chiudo la mia presentazione con l'evento appunto relativo a cadenza biennale, relativo all'Information and Communication Technologies, che quest'anno si tiene a Vienna il 4 e 6 dicembre, dove tutti i topic relativi al tema ICT in tutte le sfide sociali, in tutti i programmi di lavoro, verranno presentati dalla Commissione europea. Vi ringrazio per l'attenzione.